Ciao Marcello, ciao a tutti gli amici di Topland, ciao a tutti gli amici del mio canale YouTube Fuori Rosa TV. Juve batte Verona al Bentegodi 3-1. Partita che la Juve inizia subito a 300 all'ora, mettendo subito in crisi Verona, passando subito in vantaggio, sfiorando anche subito il raddoppio e facendo un gran primo tempo a mio avviso. Magari ho macchiato da 10 minuti tra il trentesimo e il quarantesimo di sonno, con degli errori anche abbastanza elementari, errori tecnici, soprattutto devo dire la verità di un Betancourt ampiamente insufficiente. Secondo tempo che col cambio Betancourt-Bernardeschi ha fatto cambiare modulo alla Juve, la cosa ha spiazzato un po' la squadra, perché se si è visto che la squadra non è che era proprio in quadra, forse un cambio Marchisio-Betancourt forse era meglio in quell'azione lì, in quel frangente lì della partita. Però insomma alla fine il Verona trova il pari su un errore nostro clamoroso, perché Matuidi dà un pallone non preciso, Khedira non se lo aspetta e Cáceres, che pure cadendo tra l'altro trova l'angolino, perché quando le cose devono andarti in una certa direzione ci vanno, perché non è che becchi il palo va fuori, no, va proprio nell'angolino preciso cadendo, allucinante. E poi si è sbloccata la voglia, e quando si è sbloccato, ragazzi, si è sbloccato Dybala il primo gol, credo che sia importante. Segnalo la gran giocata di Listanen. Io su Listanen ne dico sempre tante, di solito non è un giocatore che amo particolarmente, soprattutto negli ultimi anni, però onestamente la giocata che fa prima del gol e poi l'assist che fa per il gol sono assolutamente grandi giocate. Detto questo, Dybala segna due gol, tra l'altro di destro, e poi sfiora, ripetuta, è sfiorata ancora una punizione meravigliosa il 4-1, insomma Dybala fantastico, fantastico nonostante abbia fatto una prova per 70 minuti molto molto opaca. Dal 70esimo al 90esimo è stato un Dybala veramente eccezionale, e alla fine il secondo gol è d'antologia, un gol bellissimo, dribbling contro dribbling e palla piazzata dall'altra parte del portiere. Poi ci annullano un gol giustamente per fuorigioco di Benatia sul pallone di Bernardeschi, ma poi francamente la partita era ampiamente finita lì. Che devo dire, la Juve ha avuto bisogno probabilmente della sberla del pareggio di Cáceres per svegliarsi un attimino e mettersi in bolla, ma onestamente si vedeva la differenza tecnica. Nonostante il telecronista di Sky Sport, che mi sfugge il nome, ha continuato per 5 minuti a ripetere: il Verona sta facendo vedere a tutte le altre squadre italiane che giocando contro la Juve la puoi mettere in difficoltà. Sì, perché le altre giustamente no, ma diciamolo che si scansano, dillo pure apertamente, tanto l'hai detto. Però nonostante questo ci hanno giocato, ma hanno perso lo stesso, perché la Juve è più forte, punto. La Juve è più forte, punto. Finisce il girone d'andata, lo finiamo al secondo posto e va bene, adesso vediamo il girone di ritorno, credo che ci sarà da divertirsi, perché credo proprio che ci sarà da divertirsi. Va bene, quindi notte lieta assolutamente, il risultato è il Dybala che si sblocca. Note negative, secondo me, vabbè, aver preso gol poteva capitare dopo 8 partite. Credo che la nota più negativa sia un Betancourt veramente oggi insufficiente. Penso che sia un momento, molto giovane, sì, avrà mai tempo di rifarsi. Bene ragazzi, io vi saluto e vi auguro un buon anno, visto che questo video lo sto facendo ancora nel 2017, ma andrà in onda su Topland nel 2018. Vi saluto, appunto, e vi auguro un buon anno a tutti. Ciao!